Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme la pasta bignè. Dopo l'ultimo video dove preparavamo le crispelle di riso, vi lascio il link qui, ci prepariamo all'arrivo della festa del papà, il 19 marzo. Quindi prepariamo insieme la pasta bignè che ci servirà per le zeppole di San Giuseppe, per i bignè ripieni alla crema, per gli eclair, per i profiterole. Insomma, con questo impasto base potremo preparare 1000 dolci. Non solo, togliendo dagli ingredienti lo zucchero, l'impasto diventa neutro, quindi potremmo realizzare per i nostri buffet, il nostro brunch, dei bignè salati farciti con delle creme al formaggio, delle creme alle olive. Insomma, vi elenco gli ingredienti e ci spostiamo ai fornelli per preparare questa ricetta. Per preparare la ricetta ci occorreranno 4 uova medie a temperatura ambiente, 130 g di farina, 200 ml di acqua, 100 g di burro, e un pizzico di sale e un cucchiaino di zucchero se vogliamo rendere l'impasto dolce, che andranno aggiunti all'acqua durante la cottura in pentola. Quindi passiamo alla prima fase, quindi la cottura in pentola, e poi finiremo il prodotto portandolo in forno. Quindi prendiamo la nostra pentola, aggiungiamo l'acqua, il burro, un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero e accendiamo il fornello. Appena vediamo che il liquido bolle, versiamo la farina a pioggia, tutto in una volta. Cominciamo a mescolare. Togliamo dal fornello, continuiamo a mescolare, rimettiamo nel fornello, abbassiamo la fiamma, quando lascia un velo sul fondo della pentola il nostro impasto sarà pronto. Togliamolo dal fornello e lasciamo intiepidire. Dopo aver ottenuto il nostro impasto e averlo lasciato intiepidire, cominciamo ad aggiungere le uova, però prima mettiamo un po' di buccia di limone grattugiato, in modo che la nostra pasta per bignè venga profumata. Limone non trattato. E cominciamo ad aggiungere le uova uno per volta. Mettiamo il nostro finaccio sotto la ciotola. Appena vediamo che ha preso il primo uovo e quindi comincia a compattarsi, andiamo via via ad aggiungere gli altri. Bene, l'impasto è ben amalgamato. Quindi trasferiamolo in una sacca POS e prepariamo delle teglie rivestite da carta forno. Quindi, dopo aver foderato le teglie da forno, io vi mostrerò come realizzare con questo impasto le zeppole di San Giuseppe, i bignè e gli eclair con lo stesso impasto. Quindi avremo 3 tipi di dolci utilizzando un unico impasto. Andiamo! Prendiamo l'impasto e trasferiamolo in una sacca POS. Prendiamo la nostra teglia e formiamo delle strisce di impasto ben distanziate l'uno dall'altro. Quindi andiamo ad infornare a 220 gradi per circa 10 minuti. Poi abbassiamo il forno a 190 gradi per altri 10 minuti.
Con lo stesso procedimento formiamo i bignè. Inumidiamo il dito e schiacciamo la parte superiore dei nostri bignè. Abbassiamo la punta che si è formata con la sacca a posto per evitare che si bruci in forno. Stesso procedimento degli eclair, inforniamo a 220 gradi per 10 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 190 gradi e continuiamo per altri 10 minuti, lasciandoli raffreddare completamente in forno a fine cottura. Formiamo le zeppole, facciamo dei cerchi con l'impasto, ripassiamo sopra due volte. Quindi inforniamo tutto e ci vediamo per il risultato finale. Ecco qui i nostri dolci con la base di pasta choux. Per ottenere una crosticina croccante, dopo aver cotto tutte le nostre preparazioni, le ho rimesse all'interno di una teglia più grande e le ho lasciate raffreddare in forno, che era già caldo appunto dopo la cottura dei dolci, che andremo a farcire con delle creme, delle glasse adatte al tipo di ricetta che ho intenzione di preparare. Vi lascio il link nel box giù dove potrete trovare le ricette per farcire questi deliziosi dolci. Quindi vi do appuntamento alla prossima milizia. Vi aspetto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi sui social e aspetto le vostre foto. A presto! Ciao!